Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando questa tredicesima domenica del tempo ordinario che mette, diciamo, al centro della liturgia, attraverso i miracoli di Gesù nel Vangelo, in parte il tema della morte, anche a confronto con la prima lettura che ho cercato di approfondire nella omelia di ieri sera. Anche però, come vedremo, il tema di Gesù come Salvatore, cioè come colui che ci salva dalla morte causata dal peccato, che è poi l'interpretazione più profonda e simbolica dei due episodi del Vangelo. Di questo però parlerò nell'omelia della prossima messa. In questa seconda omelia vorrei, ecco, prendere un pochino di tempo per approfondire l'altro grande tema di questa liturgia, che è quello della seconda lettura. Se avete i foglietti potete riprendere da davanti per seguire quello che sto dicendo, e anche e soprattutto in primis, questa settimana dovreste avere nei foglietti, la preghiera colletta che io ho fatto prima della lettura numero 1. Vi ho detto già altre volte che quella preghiera è sempre molto importante seguirla con attenzione, ecco perché vorrei metterla regolarmente nei vostri foglietti, perché in quelle poche parole è sintetizzato almeno uno dei messaggi fondamentali della parola che il sacerdote prende e lo trasforma in preghiera a beneficio di tutti. Io cosa ho chiesto al Signore? Ho chiesto: o Padre, che nel mistero del tuo figlio povero e crocifisso, abbiamo sentito San Paolo, adesso lo riprenderemo, no? Hai voluto arricchirci di ogni bene, fa che noi non temiamo la povertà e la croce, per portare ai nostri fratelli il lieto annunzio della vita nuova. Cosa ci ha detto San Paolo nella seconda lettura? Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo? Da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Qual è il contesto della lettera che abbiamo ascoltato? Allora, San Paolo stava facendo una colletta, stava raccogliendo dei soldi per una comunità della Macedonia bisognosa, e siccome i corinzi stavano messi abbastanza bene, gli stava dicendo: fratelli miei, come siete ricchi in ogni cosa, comincia così, nella fede, nella parola, nella conoscenza, così siate larghi anche in quest'opera generosa. L'opera generosa era colletta, c'erano dei cristiani poveri che avevano proprio bisogno. La previdenza sociale ce la siamo inventati noi, d'accordo? Così come l'aiuto, cioè, questo possono dire quello che vogliono le istituzioni civili. Prima ancora che ci fossero gli strumenti della giustizia sociale, le pensioni sociali, tutto quello che vogliamo, la Chiesa, fin dai primissimi tempi apostolici, i diaconi nacquero per questo motivo, perché i cristiani spontaneamente prendevano del proprio superfluo, e qualche volta anche del necessario, e lo mettevano a disposizione di chi aveva bisogno. Vivendo questo stile, adesso lo vedremo, non come un'imposizione, che è brutto così, ma come una forma di gratitudine e di partecipazione al prossimo dei beni che abbiamo ricevuto, perché anche i beni materiali non sono la cosa più importante, perché la cosa più importante che Dio ci ha donato è la fede, è la parola, sono i sacramenti. Però fino a quando siamo in questo mondo, io posso averci pure la fede, la parola e i sacramenti, ma se non moro di fame, sto a morire di fame, capite? Allora San Paolo continua: non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza, adesso vedremo, e per il momento la vostra abbondanza supplisca la indigenza, perché anche la loro abbondanza, se quando Dio vorrà, supplisca la vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Qual è il messaggio di questa lettura? È duplice. Allora, la presa di coscienza da parte di noi figli di Dio che il Signore ci ha donato tante cose belle, beni spirituali e beni materiali. Ora, tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, ieri sera ho partecipato a un concerto a Sezze di un gruppo, diciamo, rock cattolico, sono venuti anche i giovani della parrocchia, si chiamano i Desani. Questi erano tutti quanti squilibrati, era il più grande e promettente gruppo punk rock dell'Italia. Poi a un certo punto il leader cantante
ha avuto un momento, ha partecipato a un corso di evangelizzazione, si è messo dinanzi alla persona, si è convertito e ha cominciato a scrivere testi in italiano, è successo al fine mondo, e ora sono diventato di un gruppo che canta in italiano, sempre musica rock, però è una delle poche musiche rock belle, con dei testi molto significativi, hanno raccontato tutte quante le loro testimonianze molto molto belle di cambiamenti di vita, e uno di loro diceva: io tutto quello che ho ricevuto dal Signore adesso io lo devo restituire, perché per la nostra vita la legge cristiana, Gesù nel Vangelo dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ora dentro questo dare rientra una cosa che oggi si pensa un pochino poco, su cui ci sta tirando da qualche anno un pochino le orecchie, con la parola ma soprattutto con l'esempio, come tutti sappiamo, chi secondo voi? Papa Francesco. Adesso voglio vedere se continuano a dire che il Vaticano, il Papa, capite? Che cosa fa la gente? Dice che il Vaticano è ricco di questo, quell'altro. Però questo è come chi parla della guerra, si dice: ah, fanno la guerra, fermati. Lascia perdere il Vaticano, guardate che sta prendendo da dire, non so se avete letto a venire questa mattina, anche uno dei nuovi cardinali, ieri ha festeggiato la nomina alla corporato con pranzo con 230 poveri, le lemosine di Sua Santità, procurato. Quindi è uno stile che adesso si sta, ed è una cosa certamente molto molto positiva, perché dà un buon esempio, no? Ma dico, tu non pensa al Vaticano, tu che ci fai con i soldi tuoi? Tu, che ci fai con i tuoi beni? Che tipo di stile di vita hai? Cosa avete letto qualche tempo fa? Io rimasi colpito, no? Papa Francesco ha detto che dentro la casa dove abita, se qualcuno lascia la luce accesa, lui va e spegne l'interruttore. Ha scritto, lo faccio, cioè cerco di farlo pure io, d'accordo, ho imparato a farlo. Perché lo spegno? Che è tirchio, è un avaro, perché spegne l'interruttore? Perché si spegne l'interruttore? Perché se io spreco la corrente, pago un pochino di più, attenzione, quel pago un pochino di più non è un problema perché sono attaccato ai soldi e voglio spendere di meno, attenzione, questo lo fa l'avaro. Il povero secondo il Vangelo risparmia un po' nella bolletta, perché quello che gli avanza lo dai poveri, capite? Fa la stessa cosa ma uno stile differente, capite? Allora, senza fare grandi cose, noi piano piano questo stile dobbiamo impararlo. Pensiamo una cosa: quante volte noi abbiamo buttato al secchio il cibo che ci mangiamo? E adesso non c'ho qui l'iPad, l'ho già detto, ma vi dico. Voi sapete quanta gente muore ogni anno nel mondo? Sono 800 milioni di persone. Qui c'è una persona che è seduta in prima fila che ci venne qualche anno fa, andammo con i ragazzi giovani del Rocchio di Corpo San Michele a Roma a vedere una mostra sul cibo organizzata dalla FAO, quindi da una associazione assolutamente laica, da coordinare la svolta dai preti e dalla Chiesa. Sapete che cosa? C'era una foto, io l'ho fotografata con l'iPad, poi se volete passate dopo la sagrestia la faccio vedere. Avevano fatto un calcolo dei miliardi di tonnellate di cibo sprecati ogni anno. Sapete con il cibo che si spreca ogni anno quanta? Solo con quello che si spreca, quindi non dobbiamo neanche fare, non dobbiamo fare nessuna adozione a distanza, non dobbiamo fare nessuna elemosina. È risolto il problema della fame nel mondo, eh? Sapete con le tonnellate di cibo sprecate quante persone mangerebbero? 3 miliardi e 200 milioni di persone. 4 volte tanto le persone che muoiono di fame. Quindi, ma non voglio andare per storto la domenica, no? Ma se tu butti più un piatto di pasta in te, più lo butti al secchio, il Signore ti dirà: guarda che per quel piatto di pasta qualcuno sta morendo adesso. Perché se io faccio 1, 2 e 3, non mi voglio andare per storto la domenica, per queste cose dobbiamo dircele. È morto un bambino, basta contare fino a 3, che muore uno ogni 3 secondi di fame. Allora, anche senza, dice San Paolo, dice: non si tratta di mettere voi nell'indigenza, non è che uno, cioè San Francesco ha fatto l'eroe, ha venduto tutto, ha tutte le povere, ha fatto una vita abbandonata alla divina provvidenza. Se qualcuno è capace di fare questo, lo faccia, che avrà grandissima ricompensa in paradiso. Lo dice: ma io ho figli, cosa sputavo, come faccio a fare una cosa del genere? Bene, non è necessario fare cose così grosse, però con i soldi che ci abbiamo, che ci facciamo? Guarda, che se uno se lo propone come noi, che dice: io posso dare l'elemosina 5 euro al mese, 10 euro al mese, e tanto. Anche perché, fate attenzione,
I soldi e i beni che noi abbiamo in questo mondo ci servono per questa vita, ma quando siamo morti, ieri sera parlavo della morte, e arriverà cioè la morte, non voglio mandarlo questo tutto, tanto la domenica arriverà, i soldi rimangono sulla terra, non è che ce li portiamo dietro. Cosa ci portiamo però dietro? Sapete che si può accendere un conto in banca in cielo, lo sapevate voi? Chi c'ha il conto alla Banca di Roma, chi c'ha il conto non so, alla Cassa dei Risparmi, al Credito Cooperativo, alla Fineco, a chiunque pare. Ce l'avete il conto alla BDC, la conoscete? La BDC è la Banca del Cielo. Presidente è Dio Padre, amministratore delegato è il nostro Signore Gesù Cristo. D'accordo? Ecco, poi responsabile, perché per la par condicio c'è anche una donna, c'è la Madonna che è responsabile della amministrazione dei beni. Tu ogni centesimo che hai dato in elemosina lo togli dal conto della terra e vai là, lì non lo tocca nessuno. Gesù nel Vangelo, ricordate che dice: non accumulate tesori sulla terra, accumulateli in cielo, lì non arriva la tignola, lì non arrivano i ladri. Tu hai dato 10.000 euro in beneficenza, quei 10.000 euro il Signore te li dà qui con gli interessi, perché non ti mancherà mai niente, e di là te fruttano la vita eterna. Allora, capite la bellezza di questo spirito? Senza avere paura, state tranquilli che se tu dai, non ti mancherà mai niente. Guardate, io non posso guardare, ma ho conosciuto persone che vivono queste cose a livello più che eroico. Non si comprano niente per sé, niente, e non gli manca niente. E tutto quello che ci hanno, basta, capito, come un fumo, tutto dato e tutto ricevuto. E sono persone che vivono nel mondo, arrivano a una specie di San Francesco senza diventare frate. Li conosco, credetemi, non le bugie non le dico mai, non posso fare nomi e cognomi, ma li conosco, capite? Non gli è mai mancato manco un centesimo. Quindi si può arrivare fino a questo eroismo, non dobbiamo avere paura. Allora basta, impariamo questo stile, chiediamoci tante cose. Le nostre nonne, se cadevano una mollica di pane per terra, non so se lo sapete, lo sapete sicuramente, se mettevano in ginocchio, baciavano la mollica e se la mangiavano. Io tante volte davanti ai ragazzi mi capitava un giro cascavo qualcosa per terra, anche a Roma, per terra, la prendevo e la mangiavo. Che fai Donato? T'ammali? Sono morto? Non mi è venuta nessuna malattia, non mi è venuta l'epatite, non mi è venuto il tifo, non mi è venuto niente. Non succede niente, capite? Perché le cose da mangiare sono doni di sussanti. O me le mangio io e fino alla fine, oppure le mangio di meno, risparmio un po' e li condivido con i miei poveri fratelli, che sono privi del necessario. Perché? Perché il Signore vuole darci modo di prenderci noi cura di loro. A loro l'umiltà di accogliere il nostro aiuto, a noi la generosità di offrirlo. Questo è lo stile della vita cristiana. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.